Beh, intanto non ha ragione chi dice mettiamo in didattica a distanza i ragazzi delle ultime classi, Quindi perché Zaia il non ha diritto ragione. all'istruzione è sacrosanto, hanno già perso un anno, non facciamone perdere un altro. Io faccio parte di quelli che dicono, da genitore, se si propone questa follia mi incateno, perché non è possibile, cioè non è accettabile. Ma faccio un esempio banale. Bisogna avere intelligenza e ribaltare il problema, cioè anziché dire come riduciamo i diritti di quelli che usufruiscono dei mezzi, come aumentiamo subito la capienza senza dover aspettare le gare o produrre nuovi autobus? Non uno che viene da Marte, ma Bertolaso, che ho intervistato Che proprio sta ieri, per mi ha detto: ma arrivare da noi? scusate, ecco, scusate, in Abruzzo, quando c'era il terremoto, abbiamo requisito tutti i mezzi del trasporto NCC, diciamo autobus torpedoni. E abbiamo garantito la scolarizzazione anche all'ultimo dei paesi. Allora io la domanda che faccio è: ma noi stiamo pagando, vi rendete conto del paesi di matti, 600 euro a tanti che guidano il torpedone, ora senza il turismo sono fermi, e invece dovremmo andare subito a dirgli, e quelli sono contenti, ti prendo il Collaborate e lavorate mezzo, ti con. prendo te, e alleggeriamo tutto il trasporto scolastico, deve essere spostato dalla mobilità dei mezzi pubblici ai torpedoni. Ma cosa ci vuole Voglio a una sentire scuola anche bizzarro? cambi su questo Per punto. A togliere parte il diritti, fatto che dare la mia opportunità. domanda è...